ha Olivetti che porta sul mercato un 10 pollici con le stesse specifiche caratteristiche tecniche a un prezzo molto inferiore che potete avere. E quindi la nostra, ripeto, è una strategia di value for money. Dobbiamo dare al consumatore finale il massimo valore per il prezzo che è disposto a pagare. Non che questo significa anticipare la caduta di prezzo dei tablet o la discesa dei prezzi, significa che per far mercato noi dobbiamo andare a comprare lì. Lanceremo nei prossimi giorni anche un 7 pollici, anche qui diciamo abbiamo scelto la stessa strada, perché stiamo percorrendo la stessa strada, di essere quelli che propongono il prodotto entry level di mercato a prezzo diciamo più competitivo. Anche qui 7 pollici, per quanto non sia sul sistema operativo Onicom, perché ancora non sono state rilasciate da Google le licenze di Onicom su 7 pollici, è un sistema operativo Android e Froyo, con le stesse caratteristiche di altri prodotti siamo quelli più competitivi. È una scelta ben specifica, ben precisa, che è coerente con quello che ho detto prima. Dobbiamo farci conoscere, dobbiamo dire al mercato: Olivetti è tornata e Olivetti fa dei prodotti di estrema qualità, ma tutti possono permetterseli. Questo è un prodotto che ovviamente in questa fase iniziale di lancio è orientato a clientela retail e consumer, ma ovviamente va ad essere e a completare quello che poi è anche la strategia e core business di Olivetti, di dare soluzioni e prodotti integrati, soluzioni nel mondo business, large account e top. E quindi ecco, vediamo in un'altra maniera, è sicuramente sviluppato per quello, è il nostro, no, siamo sul mercato retail perché siamo riusciti a essere competitivi. Allora, abbiamo realizzato un piano di comunicazione abbastanza variegato, partendo dal mondo degli aeroporti questa volta. Abbiamo tappezzato Linate con annunci su questi due prodotti, dove in realtà andiamo semplicemente a comunicare questo concetto del value for money, perché sono prodotti al top con prezzi veramente al minimo. E questo è stato un po' il filone conduttore che ci ha fatto sviluppare il concept di questa nuova campagna pubblicitaria. Ovviamente con diciamo delle sfaccettature un po' diverse in funzione del fatto che si parli del 10 pollici o del 7 pollici. Per il 10 pollici il concetto di un prezzo estremamente competitivo è enfatizzato da questa headline che ci dice desiderarlo o averlo. Cioè, spesso il tablet può essere nella wishlist di tante persone, però insomma siamo in momenti in cui spendere tanti soldi rischia di essere poi un elemento di freno, no? Quindi averlo, perché veramente riteniamo che sia un prodotto che per tipologia e per prezzo è veramente alla portata di tutti. Per quanto riguarda il 7 pollici invece, l'elemento sul quale abbiamo giocato è il tema della portabilità. Quindi o una connessione qualsiasi, che qualsiasi cellulare ti può garantire, o il mondo in tasca, sostanzialmente la funzionalità del tablet, no? In tasca ti porti la chiave di accesso a un mondo infinito di applicazioni, quindi questo è il tema sul quale abbiamo puntato. Quindi oltre a questa presenza negli aeroporti partirà la prossima settimana una campagna anche sui quotidiani, dove continueremo ad enfatizzare questi elementi, e poi ovviamente tutta la parte web, che continua ad essere la presenza costante sia attraverso i principali social network, ma anche attraverso le keyword di Google, una presenza sui siti più istituzionali. Quindi il mondo del web ci ha dato grandi soddisfazioni. Noi siamo partiti, devo dire, con il contributo del team di Paola, con il lancio del tablet. Abbiamo aperto una pagina Facebook, in pochi mesi abbiamo 4.000 fans, non ci sembrava possibile vedere crescere così rapidamente questa comunità intorno al mondo Olivetti. Invece devo dire che questo è da stimolo per andare avanti, e ci aspettiamo che queste ulteriori novità aiutino ulteriormente a far insomma, crescere questo mondo. I risultati del web sono stati tanto positivi da spingerci anche ad aprire un canale di vendita online. Olivetti non ha mai investito molto sull'e-commerce, avevamo una vetrina all'interno del nostro sito istituzionale con l'unico obiettivo di andare a coprire la fornitura di certi prodotti in quelle aree dove magari la rete di vendita non era così capillare.
aprire uno shop all'interno di Facebook invece vuol dire non solo vendere il prodotto online, ma soprattutto scegliere un canale di vendita che ha di per sé un posizionamento su un target che non è quello abituale di Olivetti, perché noi siamo sempre stati più orientati al business, no? Quindi aprire al consumer vuol dire anche usare quei canali attraverso i quali il consumer prevalentemente acquista i prodotti.